T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. All three engines up and burning. 2, 1, 0, and liftoff. The final liftoff of Atlantis on the shoulders of the space shuttle. Nadia, 32 anni. Sto lavorando ad un progetto di illustrazione con una particolare tecnica che è quella del disegno di sabbia su pannello luminoso. È una tecnica che si presta ad essere utilizzata in performance piuttosto che l'accompagnamento a storie per bambini all'interno di biblioteche o musei. Questo è un po' il mio progetto nell'ultimo anno e mezzo. Ultimamente sto lavorando personalizzandolo e sto illustrando delle storie di Rodari e una favola ebraica con accompagnamento musicale. Questo è il progetto più recente. Mi è sempre piaciuta l'illustrazione, disegno da molto, qualche volta partecipo a concorsi e ultimamente ho avuto fortuna. Proprio 2 giorni fa ho vinto il 3° premio alle Brocche di Ledro con un libricino illustrato per bambini, quindi l'illustrazione, il fumetto sono le mie passioni più recenti, però io sono un'educatrice. Partiamo dal presupposto che la creatività sta un po' in ognuno di noi, perché è una dote che può essere più presente in alcune persone piuttosto che altre. Sì, un creativo è colui che genera qualcosa che prima non esisteva. Nel mio caso io genero un tratto nuovo con una tecnica che però è già esistente, quindi la mia creatività è espressa nel tratto del disegno che sto facendo. Quello che faccio è piuttosto nuovo perché è un'illustrazione però analogica anziché digitale. Di solito innovazione viene inteso come un ammodernamento di qualcosa che era già esistente, che di colpo inizia a passare attraverso dei sistemi informatici o dei supporti digitali. Nel mio caso è un po', diciamo, una sorta di romantica regressione verso il manuale, quindi faccio illustrazione ma in modo manuale. A me innovazione fa sempre venire in mente qualcosa di tecnologico, quindi non mi sento molto innovativa, mi sento più che sto dando uno sguardo al passato e all'artigianato. Secondo me qui mancano un po' di stimoli culturali e non so, io forse tendo un po' a sminuirmi, ma il fatto che io abbia che sia riuscita ad ottenere dei piccoli spazi all'interno di piccoli eventi mi ha sorpreso, perché in realtà io sto facendo qualcosa che è relativamente semplice e che molti altri possono fare, non è niente di stupefacente. E questo mi gratifica, è bellissimo, però ho come l'impressione che in contesti molto più ricchi di cultura e stimoli una cosa come questa verrebbe soffocata, quindi è un po' ambivalente, perché voglio lavorare in questo, però vorrei anche farlo in un contesto molto ricco culturalmente e forse non riuscirei a farlo in un contesto molto più effervescente. Mi piacerebbe comunque riuscire a lavorare tanto da rendere degna la mia presenza all'interno di eventi, quindi non voglio giostrarmela pensando gioco facile, ma vorrei fare qualcosa comunque di qualità. Nello specifico, in questa cosa che sto facendo adesso con la sabbia, i riferimenti sono abbastanza evidenti. Una è Ksenia Simonova, che è una vincitrice dei God's Talent ucraini nel 2008, e l'altra è Liana Yav, che è un'israeliana che molti avranno già visto nella pubblicità dell'ENI. Usano questa tecnica però per scopi pubblicitari o per raccontare una guerra. Io prendo questo strumento e
e lo adatto ad altri contesti o ad altre storie. Il mio futuro ideale è un futuro in cui io non debba scendere a compromessi tra il posto in cui vivo e il lavoro, perché spesso ci riduciamo a vivere in posti che non ci convincono, che però hanno un'offerta lavorativa decorosa, o al contrario vorremmo vivere in posti molto più allettanti, però magari facendo il call center. Il mio ideale di futuro è un futuro in cui io possa trovare il mio spazio creativo di lavoro, ma allo stesso tempo è uno spazio felice in cui io possa vivere bene e che il posto sia bello. Brisbane, Tranquility Base here. The Eagle has landed.